Buongiorno da Linea Diretta. Apriamo questa edizione parlando di un sistema di controllo chiamato, che va sotto il nome di controllo di vicinato, un sistema già attivo sul nostro territorio da qualche anno in collaborazione con le forze di polizia. Per capire meglio di cosa si tratta e soprattutto qual è il punto della situazione per quanto riguarda appunto questo sistema di controllo del territorio, abbiamo intervistato il comandante della Polizia Locale di Cento, Fabrizio Balderi. Ascoltiamo. Sì, allora, il progetto del controllo vicinato, che appunto è partito nel 2019, sta andando avanti nonostante appunto la pandemia e il Covid. Ha avuto un ottimo risultato in questi anni, perché parliamo ormai di 8 gruppi di vicinato formati che fanno capo a 33 referenti, quindi parliamo di un totale di circa 490 persone che fanno capo a 33 referenti. Noi quindi abbiamo i rapporti tramite la messaggistica ai gruppi di WhatsApp con questi referenti, che a loro volta quindi diciamo ricevono le segnalazioni dai loro gruppi. È chiaro che noi a questi cittadini, che chiamiamo referenti, abbiamo dato in partito diciamo una prima formazione, perché il controllo di vicinato, che è un progetto, ricordo, della regione Emilia Romagna, che è molto diffuso in gran parte dei comuni della regione Emilia Romagna, è un progetto che ha degli standard, non posso dire, per cui noi dobbiamo far capire alle persone che partecipano ai gruppi che si tratta di uno strumento che aiuta soprattutto loro a diventare un gruppo, una comunità, e noi li supportiamo nella gestione, nella segnalazione di tutto ciò che può riguardare la sicurezza. Per sicurezza quindi cosa intendiamo? Intendiamo tutto ciò che può turbare la sicurezza urbana, la sicurezza dei cittadini, quindi auto sospette che circolano nella zona, persone mai viste, mai conosciute. Qualche movimento sospetto. Esatto, qualche movimento sospetto legato appunto a abitazioni. Lì insegniamo a recuperare quelle buone pratiche che esistevano e che magari sono perse per strada nel tempo, cioè so che il mio vicino di casa va in vacanza d'estate, per cui controllo la posta, gli tolgo la posta alla buchetta, perché chiaramente chi ha qualche diciamo motivo di interesse verifica che se c'è la posta accumulata nella buchetta e quindi capisce che è sguarnita, posso certo attenzionare quella casa per un furto o qualcos'altro, per cui ecco, si danno alcuni consigli proprio basilari e soprattutto quello su cui noi spingiamo è fare gruppo, fare comunità, far sì che ci sia un'attenzione gli uni verso gli altri, e noi li supportiamo su questo, li supportiamo attraverso appunto l'attenzione, attraverso il costante contatto con i referenti, che viene tenuto in gran parte dai colleghi che fanno parte appunto del gruppo che si occupa del controllo di vicinato, in particolare l'assistente Sabina Malagò, che ringrazio, e quindi li supportiamo su questo e gli diamo un messaggio fondamentale: con questa modalità non si gestiscono le emergenze. Bisogna sempre ricordare che le emergenze vanno gestite come tali e bisogna avvisare o il 112 o il comando di polizia locale nell'area in cui siamo in servizio, perché va fatto un intervento appunto immediato. Noi qua andiamo a intervenire su situazioni che hanno una loro possibilità di gestione nel tempo. Faccio un esempio molto banale, ma nelle frazioni è capitato spesso di avere avuto segnalazioni di targhe e sospette che poi si rivelavano essere veicoli intestati a persone, magari parenti lontani, che erano venuti a trovare
E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque quella sensazione di insicurezza che dà appunto vedere un veicolo mai visto, soprattutto in una frazione anche piccola, viene immediatamente, no, smorzata. Abbiamo lavorato moltissimo anche sulla questione dei famosi addetti incaricati alle vendite, e mi dispiace anche vedere che proprio recentemente, no, sono apparse anche sulla stampa, c'è una notizia di un cittadino centese che purtroppo ha subito una truffa. Ma su questo veramente noi, ad esempio, quando ci arrivano le segnalazioni di incaricati alle vendite, diamo questo messaggio sui gruppi di WhatsApp, diciamo: guardate, c'è questa azienda che ha degli incaricati di alle vendite sul territorio, ce l'ha segnalato. In ogni caso, evitate di far entrare in casa le persone, assumete informazioni e poi, tanto per concludere un contratto, c'è sempre la possibilità di farlo via telefono o in altro modo. Però ecco, a loro volta i referenti ci segnalano, no, che in un determinato posto, quindi immediatamente facciamo le nostre verifiche, verifichiamo che ci siano, se c'è o meno la comunicazione fatta dall'azienda. Se non c'è, diciamo: attenzione, noi non abbiamo comunicazione, quindi mandiamo sul posto la pattuglia a verificare. Ed è successo che poi in effetti li abbiamo anche identificati alcune persone che in realtà erano veri incaricati alle vendite, non erano dei truffatori. Però ecco, su questo c'è una discreta attività. E quindi ecco, direi che ha avuto sicuramente un avvio molto forte, molto potente. La pandemia sicuramente purtroppo ha dato insomma un po' una frenata a tutto. L'abbiamo facciamo partire dalle frazioni, l'abbiamo poi portata anche sul capoluogo. Sul capoluogo abbiamo una piccola adesione, non è particolarmente elevata, ma abbiamo ad esempio un gruppo sui commercianti del centro storico che è attivo, ed è anzi abbastanza attivo, direi, perché le segnalazioni ne arrivano. Inoltre abbiamo aperto anche i punti d'ascolto. I punti d'ascolto sono nati, direi, sono stati aperti primo a 12 Morelli nel gennaio del 2020, se non ricordo male, quindi poco prima dell'inizio della pandemia. Poi l'abbiamo aperto a Renazzo, sono stati appunto chiusi per motivi appunto sanitari, non si poteva chiaramente tenere aperto al pubblico questa perché non c'è la necessità di prendere appuntamento, quindi si può entrare, arrivare liberamente, proprio perché cerchiamo di non creare ostacoli, no? E quindi è chiaro che in quel momento lì non era il caso di farlo. Adesso abbiamo ripreso da settembre, e quindi voglio ricordare che a 12 Morelli nel giorno di mercato, il mercoledì dalle 9 alle 11, e a Renazzo sempre nel giorno di mercato, il lunedì sempre dalle 9 alle 11, esistono appunto questi due punti di ascolto. Uno a 12 Morelli è situato sopra il circolo privato Arci, l'altro invece a Renazzo è presso l'ufficio di ex locale dell'ufficio analoga. E c'è sempre, a parte le volte un po' rare, però ci sono, può capitare che capiti un'emergenza o qualcosa e non riusciamo ad aprirlo, ma direi che c'è una notevole costanza invece sul fatto che sia aperto, e noi siamo lì e aspettiamo i cittadini che possono segnalarci qualunque cosa, non è che ci limitiamo, però è nato proprio come punto d'ascolto del vicinato, diciamo. Quindi anche i referenti, soprattutto loro, hanno un momento dove possono incontrare i colleghi e fare il punto della situazione. Per quanto riguarda le segnalazioni sono legate, come dicevo, a targhe sospette, persone non conosciute, poi ci sta un po' di tutto, anche situazioni di degrado ambientale, situazioni di degrado legate appunto a particolari zone, come possono essere nelle frazioni, non so, i fossi o altre cose. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro generale, e stiamo cercando adesso di dare un nuovo slancio anche attraverso un'app che è Vigilium. Vigilium è anch'esso un progetto nato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. L'anno scorso è stato fatto, cioè tra il 2020 e il 2021, un accordo di programma con la Regione. C'è stata questa azienda che ha inventato, lavorato questa app, questo software,
che ha, diciamo, proprio lo scopo di raccogliere dati sulla percezione della sicurezza e poi georeferenziare, quindi fare una mappa, diciamo, di tutte queste segnalazioni. Al momento l'abbiamo, come dire, lo usiamo noi come polizia locale e l'abbiamo data anche ai referenti dei gruppi di controllo vicinato, proprio perché abbiano uno strumento in più che comunque nel futuro possa diventare proprio lo strumento per comunicare con noi. Quest'anno, adesso vedremo in quale periodo, l'idea è quella proprio di estenderla come utilizzo anche un po' al resto della cittadinanza. Chiaramente va fatto un po' con attenzione, perché con attenzione nel senso che va gestita, perché bisogna comunque capire come funziona e come usarla. Però ecco, diciamo, c'è anche questo ulteriore strumento che adesso avremo. E niente, quindi questa è un po' la situazione attuale. In questi giorni stiamo cercando un po' di creare anche un gruppo sui commercianti, un pochino più corposo, sui commercianti di via Matteotti, in modo tale da dare un ulteriore strumento, diciamo, su questo tratto di strada che ultimamente ha avuto appunto qualche problema in più. E niente, direi che il progetto va avanti, poi contiamo, insomma, su consolidarlo e incrementarlo. Siamo adesso a parlare di teatro. La scorsa serata alla Pandorera di Cento, per il cartellone Teatro Comico, è andato in scena La Lettera, con Paolo Nani che ha letteralmente rapito il pubblico della Pandorera. Ne vediamo alcuni spezzoni. Sinds toen je was, circa 1 minuut hebben mensen mensen komen inzetten, zei trek er iets geel bruin aan de. Zo kan men het niet op, maar dan breek ik goed het been. Nee. Ik heb een spettacolo keer voor Sender Master. Al Chakra Noman, ik heb een date, als met de Sider, al Bevo Quelle, als Krib na Letra, en toen kreeg. Dopo, ik ben Dobi. Boy di un mondo letter, Giro in ciostro della penna che tiene il canker, no, a Lina Diesel, Moscula Zone. Allora la flora in cassetto, cacca perché, no, cacca perché, al venerdì che la prima scena è Lumela, ciao, a Sardegna. Thank you.
Siamo adesso a parlare di basket. Domenica prossima, 13 febbraio alle ore 18, al Milwaukee Dinelli Arena di 100, la Tramec 100 appunto incontrerà la Stella Azzurra. Sentiamo le anticipazioni nella pre-gara, la consueta conferenza stampa del coach. Ascoltiamolo. Allora, buongiorno coach, siamo a presentare l'incontro che si disputerà qua domenica al Milwaukee Dinelli Arena. La prima domanda è di Michele Ferioli di Mille Cuori Rosso Blu, che chiede: appena i tuoi ragazzi hanno ritrovato un po' di brillantezza fisica e atletica, contro Forlì avete riproposto la vostra difesa molto intensa ed aggressiva. Contro la Stella Azzurra c'è la possibilità di allungare la striscia di vittorie che insidia e nasconde la partita di domenica. Ne nasconde tante, ma come tutte le partite di questo campionato, tutte le giornate, non ci sono partite scontate. Anche le squadre sulla carta più forti possono accusare dell'inciampi o possono trovarsi, specialmente quando giocano in trasferta, con diciamo delle partite dove il margine è veramente ridotto e comunque partite che finiscono con uno scarto di pochissimi punti. La Stella Azzurra è un avversario molto insidioso per tanti motivi. Uno, perché comunque sia alla fine viene da una striscia importante di sconfitte, ma ha dimostrato di essere una squadra viva, ha dimostrato di essere una squadra viva sia nell'ultima partita a Scafati che anche la giornata precedente, dove ha perso contro San Severo, che in questo momento è sicuramente una delle rivelazioni del campionato. Solamente con un tiro all'ultimo secondo di Ty Sabin praticamente sulla sirena. È una squadra che porta avanti il proprio progetto già ormai da diverse stagioni, cioè quello di far giocare i ragazzi del loro settore giovanile, affiancandoli quest'anno sicuramente ad un gruppo un po' più esperto di veterani. Tra di loro sicuramente si può considerare Nikolic, che anche se giovane non è più un esordiente in questo campionato, anzi lo sta già giocando da diverse stagioni. Ci possiamo considerare Menalo, un altro ragazzo giovane che sta già giocando da diverse stagioni, ovviamente Marcius, che è anche il miglior rimbalzista offensivo del girone. Chiaramente nelle ultime partite hanno dovuto fare a meno di Dambrauskas, che probabilmente esordirà contro di noi, che è l'altro straniero della squadra, dato che l'hanno preso per sostituire Joshua Jackson, che è andato a Latina. Bardante è comunque un ragazzo che ha già l'esperienza dell'anno scorso a Biella, dove ha fatto un campionato importante, anche quest'anno sta facendo delle buone cifre. Tommaso Raspino credo che non abbia bisogno di presentazioni, ma soprattutto per ovviare all'infortunio di Roberto Rullo hanno deciso di tesserare e di ingaggiare D'Ercole, che è un giocatore che l'anno scorso ha vinto il campionato a Tortona. Quindi ecco, una squadra che sulla carta ovviamente è giovane, ma che in realtà è già abbastanza esperta. Accanto a loro poi ci sono tutti i loro giovani di talento: Visintin, se dovesse rientrare, ha saltato le ultime due partite, Ghirlanda, Pugliatti, Innocenti, insomma tanti ragazzi che secondo me, voglio dire, hanno grande fisicità, sono ragazzi di enorme prospettiva futura per il basket italiano e giocano una pallacanestro frizzante, una pallacanestro fatta anche molto di energia, uno contro uno, attacchi al ferro, pressione al rimbalzo, pressione difensiva a tutto campo. Quindi è veramente una partita da prendere con le molle, perché ovviamente loro sono anche bravi magari a cambiare da una giornata all'altra assetto, dandoti pochi punti di riferimento. Lo stato fisico della squadra in questo momento? Leggermente in crescita. È chiaro che le settimane piene di lavoro aiutano, è chiaro. La scorsa settimana siamo riusciti, a parte martedì che c'erano stati gli strasci dei turni infrasettimanali, a lavorare al completo. Questa settimana, per adesso, e speriamo anche fino alla fine, stiamo riuscendo a lavorare al completo. È chiaro che più ti alleni, più la condizione cresce. Cosa ti piacerebbe preservare dell'incontro di domenica e cosa modificare? Mi stai considerando come è andato? Ma credo che un incontro faccia storia a sé, nel senso che alla fine
Non è che dobbiamo, cioè, dobbiamo essere contenti perché chiaramente una squadra come noi che ha vissuto un momento complicato è andata a vincere su un campo importante come quello di Latina, una partita molto difficile, ha vinto con grande autorità contro una Forlì a cui comunque mancava una pedina importante dello scacchiere, nonostante ovviamente abbiamo prodotto una partita di grande autorevolezza senza mai mettere in discussione ovviamente il risultato finale. Adesso c'è da provare ad avere continuità nel lavoro in palestra, però ripeto, ogni partita è una storia a sé. Noi la scorsa domenica siamo stati bravissimi in difesa fino a che abbiamo avuto le gambe pre-Covid, lo eravamo quasi sempre perché abbiamo sempre, diciamo, stazionato tra essere la prima o la terza difesa del girone, adesso credo che siamo la terza. Però chiaramente, ripeto, questa è una partita che può assumere contorni tecnici e tattici totalmente diversi da quelle precedenti, quindi direi che adesso quelle dobbiamo cercare è la salute e il lavoro in palestra. Va bene, grazie coach e buon lavoro. Grazie a voi. Bene, per questa edizione è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione e una buona serata alle prossime edizioni.